questo ponte è nata una serata nel nostro ristorante qua a campo tra i nostri consorziati, dove avevamo in mente di fare altre cose, volevamo fare una stradina che ci portasse nei nostri magenghi, però non riuscivamo ad ottenere tutte le autorizzazioni, quindi brutalmente quella sera abbiamo detto allora facciamo un ponte se non ci lasciano fare una strada, e l'idea è nata lì. Poi è successo che ci siamo un po' documentati perché la lunghezza era impressionante, quindi c'erano dei problemi anche da affrontare di tipo ingegneristico, e siamo riusciti a partire con le progettazioni, con l'aiuto della popolazione che ci ha dato anche all'interno sì del consorzio che fuori, ci sono state delle persone che hanno dato una mano e dire dai proviamo a svilupparla questa idea perché a tutti piaceva parecchio. Chi ha promosso la realizzazione di questo ponte è un consorzio che già esisteva. Sì, il consorzio è stato fondato nell'anno 2000 ed è un consorzio di 30 soci con l'obiettivo di recuperare le baite dei nostri magenghi e riportare la vita sia in questi magenghi che negli alpeggi che abbiamo sempre all'interno del consorzio. Il nostro scopo è quello di riportare però anche le bestie, bisogna riportare le capre, bisogna riportare le mucche, bisogna riportare i pascoli. Questi faranno rivivere i nostri magenghi che, bisogna ricordare, sono stati completamente abbandonati negli anni, una ventina, trentina di anni fa. In particolare il ponte fa raggiungere il magengo di Frasnino, che per noi è il magengo più importante perché è il più ampio e ha molte costruzioni anche di interesse architettonico e storico. In particolare dove abbiamo ricostruito il nostro bivacco, che è diventato anche la nostra sede, abbiamo in mente di recuperare le 4-5 baite che ci sono in adiacenza, quindi il ponte ci sta aiutando a recuperare i nostri prati e le nostre baite. E con un inserimento di percorsi escursionistici molto interessanti, con dei punti panoramici veramente, veramente suggestivi. Inizia una nuova gita di itinerari. Oggi siamo in Val Tartano, in provincia di Sondrio. Qui siamo in comune di Tartano, in località Campo, luogo che è divenuto famoso negli ultimi tempi grazie alla realizzazione di un vero e proprio ponte tibetano, il Ponte nel Cielo. Ma il ponte è stata anche l'occasione per andare a riscoprire e recuperare posti che ormai erano quasi abbandonati e dimenticati, come i magenghi, gli alpeggi e la ricca rete di sentieri. Siamo insieme a Giorgio del gruppo Sentieri Val Tartano, che ci accompagnerà lungo la gita di oggi. Qual è il percorso che proponiamo? Ciao, oggi vi propongo il sentiero dei ponti. Passi il ponte nel cielo, che arrivi al magengo di Frasnì, e da lì parte la salita che porta al magengo Fop. Dalle Fop, che è quota 1300, si scende al ponte di Corna e poi si ritorna verso campo. Un giro più o meno di tre ore e un quarto, adatto a tutti, anche bambini. Allora possiamo incamminarci per la nostra passeggiata, ora scenderemo e ci portiamo verso il ponte nel cielo. Ed eccoci all'inizio del ponte nel cielo che potete intravedere alle nostre spalle. Io sono qui con Renato del consorzio Pustarece. Questo ponte porta fino al primo grosso magengo, quello più esteso, quello di Frasnino. Tappa intermedia, dove gli agricoltori ci andavano in primavera, all'inverno lo facevano in paese, in primavera si trasferivano in questi magenghi, poi durante l'estate le mucche salivano negli alpeggi e la gente ci stava anche in autunno, per cui nel magengo ci si stava veramente tanto. Frasnino è quello più importante, ma sopra ci sono veramente estensioni rilevanti di magenghi che però negli anni sono stati invasi dalla boscaglia, quindi noi stiamo facendo questa grossa battaglia a riportare i magenghi principali alla loro bellezza di un tempo. Buongiorno. Ciao, ed eccomi arrivato in biglietteria, perché qua bisogna prenotare. Certamente, sabato, domenica e festivi bisogna prenotare online sul sito www.pontenelcielo.it. Il costo del biglietto è di 5 euro e i ragazzi fino ai 13 non pagano. Il biglietto è valido tutta la giornata, quindi potete andare avanti e indietro quante volte volete. Adesso vi metto il bracciale, che è il biglietto ed è valido tutta la giornata. Ecco fatto, adesso puoi andare. Grazie.
tutti sul ponte! Su che canale vi posso vedere? La carta d'imbarco è il ponte nel cielo. Eccola qua. Ale, qua mi sa che è proprio alto. Andiamo o non andiamo? Andiamo. Fatto. È molto alto, ma comunque quando sei sopra è emozionante perché vedi giù tutto. Non è tanto pauroso, però per quelli che lo fanno una prima volta li emoziona tanto perché non hanno mai visto qualcosa di così alto. Sì, abbiamo il record europeo di altezza, il ponte in effetti è veramente molto alto, non se ne ha una grande sensazione durante il passaggio, ma quando la gente passeggia attorno al ponte e soprattutto scende la diga si rende conto che abbiamo azzeccato anche il nome, è veramente nel cielo questo ponte. E poi ha una caratteristica, abbiamo cercato di tenere la struttura molto vicina alle strutture tibetane che sono molto semplici, per farla in breve abbiamo tolto un po' di corde per tenerlo e questo è stato un altro motivo del successo, il ponte è molto esile, è molto leggero, oscilla il giusto, abbiamo fatto questo fondo con le assi di larice che provengono dai nostri boschi, pertanto è sicuro, ci passano le famiglie, è un ponte adatto a tutti. In lunghezza siamo a 234 metri, l'altezza è 140, la larghezza è 1 metro, partiamo alla quota di 1034 e arriviamo alla quota di 1039, ci sono 4-5 metri di differenza dal paese, in sostanza questo ponte sale leggermente verso i Maggenghi. Una bella costruzione per campo e per i visitatori che vengono a visitare il ponte. Abbiamo attraversato il ponte nel cielo e ci siamo portati sul versante orografico sinistro della valle. Qui troviamo il Maggengo di Frasnino. Qui a Frasnino troviamo anche la sede del vostro consorzio, questo bivacco. Sì, questo bivacco dovete calcolare che 2 anni fa erano 4 mura, né più né meno. C'è stata una donazione di un nostro consorziato e da qua col volontariato abbiamo tirato in piedi nuovamente questa che era una stalla a 2 piani, quindi sotto la stalla e sopra il fienile. È diventata la nostra casa, questa è la nostra sede e anche la sede del birdwatching. Questa, quando siamo qua noi facciamo le nostre polente, facciamo su questi tavoloni le nostre riunioni un po' spicce dove ci prendiamo anche l'onere di dire già che costruiamo un ponte, cosa costa 700-800 mila euro e lo facciamo. E poi questo è anche un punto di appoggio per gli escursionisti? Diventa una struttura praticamente sempre aperta. Quanti soci siete voi del consorzio? Allora siamo 33 soci che ha realizzato il ponte, è un gruppo interno ai consorziati, un gruppo di 15 persone, i più coraggiosi, i più temerari che sono andati in banca a fare un po' di firme. Il consorzio nasce nel 2000 proprio perché ci eravamo resi conto che queste nostre proprietà dei nostri nonni ormai stavano letteralmente sparendo. I nostri padri hanno dovuto fare delle scelte un po' pragmatiche, hanno dovuto abbandonare per scendere dalla Val Tartano e avere un futuro migliore. Ma noi qua abbiamo il ricordo dei nostri nonni, quindi ci dispiaceva veramente nell'anima vedere queste che stavano diventando degli ammassi di sassi, li stiamo recuperando. Qui ci ricordiamo anche delle nostre radici e da qui questo forte attaccamento alla montagna. Molto bella la natura, poi piove, viene di nuovo il sole, poi molto bello, sì. Salve Lino, stiamo arrivando, eh? Salve, tutto bene? Sì, ok. Sì. Mia mamma, quando avevo 10 giorni, mi ha portato qua, alle fine di marzo del 37. E qui cos'è che c'era? Questa c'era già, hanno fatto dal 1927. Dopo c'erano le stalle lì, avevamo le mucche,
Stavamo qua 3 mesi d'estate, dopo quando cominciava la scuola andavamo là. In paese. E cosa si ricorda di quando era bambino qua in alpeggio? Cosa facciamo? Sempre a falciare fieno e portare il gerlo, sempre lavorare. Però ai tempi arrivare qua non era così comodo. Allora no, si partì dalla chiesa fino a qua a piedi, forse po' carichi sempre. Invece adesso col ponte è più facile arrivare. 10 minuti sono qua, vengo tutti i giorni quasi. Lei piace star qua? Sì, molto. Adesso sono più anziano, Eh sì. Queste case come sono? Del 20, 92 anni. Sono ancora di pietra? Sì, sì, tutte pietra. E dentro come sono? Può guardare, questa. La stalla è una stalla. E queste qua possono guardare. Avete messo il camino? Sì, ho fatto io, sì. Ho portato tutti i sassi, ho portato la sabbia dalla diga, venire su, che non c'era ancora. L'elicottero c'era, ma costava troppo. Ma qui si beve il caffè? Sì. Ce n'è anche per me? Sì, volentieri. Guarda. Allora, grazie mille. Ma Giorgio, poi noi dobbiamo proseguire. Qual è la prossima tappa? Ecco, allora finiamo di bere il caffè, poi proseguiamo verso il Maggengo Foppe, che si prende dal sentiero dietro la Baita, e il sentiero 163, in 40-45 minuti ci arriviamo. Benissimo, allora dopo questa breve pausa riprendiamo il nostro cammino lungo il sentiero dei ponti. Qui il sentiero comincia a salire verso il FOP. Apriamo i nostri bastoncini perché ti serve un po' di aiuto. Eccoci Giorgio, questo è il secondo ponticello che troviamo. Giusto, questo qua è il Pud della Pescia, cioè Ponte della Pescia, cioè degli abeti. Usciamo un attimino, ma proprio poco, dal bosco umido e poi continuiamo ancora nel bosco. Ed eccoci giunti in località FOP, abbiamo camminato per circa 40 minuti dalla località Frasnino. Qui che cosa troviamo? Allora, qui al FOP troviamo l'antico Maggengo con le vecchie case che sono fatte in sasso, costruite in sasso, e anche invece le stalle costruite in legno. Ci abbiamo una stalla qua dietro di noi del 1748. Qua al FOP trovate anche uno strano attrezzo che era poi lo stendino, antico o moderno, perché qua si stende. E poi se piove torna dentro. Se ci sono le mucche, non ci sono. Stanno dormendo. I Maggenghi sono questi nuclei a mezza costa dove si portavano le mucche prima di andare in alpeggio. Poi quando le mucche andavano in alpeggio venivano sfalciati e portato il fieno nelle baite per poi darglielo alle mucche in autunno. Poco oltre la località FOP troviamo un bivio davvero importante. Sì, questo è veramente importante perché per chi è allenato può continuare verso la corte o verso Pustaresch, che sarebbe l'alpeggio dove d'estate si trovano anche le mucche. Chi vuole continuare a camminare si può arrivare fino al Pez della Pruna o altrimenti andare anche a Tartano da qui. In Val Tartano c'è una rete di sentieri sui 200 km di sentieri. L'ultima appena nata è l'Alta Via, parte da Campo
e fa tutto il giro, sono 43 km, che fa tutto il giro della valle in quota. Tutti questi sentieri li trovate sulla cartina della Val Tartano, che abbiamo appena ristampato, e le cartine le trovate nei punti di ristoro della valle. Da qui come prosegue il nostro giro? Adesso continuiamo la discesa e andiamo prima al Maggengo della Corna e poi al Ponte della Corna. Abbiamo raggiunto il Maggengo della Corna e qui troviamo anche la sorgente di acqua ferruginosa. Bella però, eh? Ed ecco che abbiamo appena attraversato il terzo ponte che incontriamo nel nostro giro di oggi. Sì, questo qua è il ponte della Corna, nonché il ponte di Corda, ponte del 1910, dove prima di esserci il ponte, anche con le bestie, con le mucche, così passavano dal Tartano, dal letto del fiume, risalivano verso Corna. Da qui attraversiamo l'altro versante e ritorniamo sul versante del punto di partenza. Qui invece siamo arrivati al quarto ponte che incontriamo lungo il nostro sentiero, è il ponte della Vicima. Dobbiamo dire che qui è veramente difficile perdersi. Sì, basta seguire le indicazioni sentiero dei ponti e non ti perdi. Qua siamo arrivati all'antico ponte della Vicima, appena sotto il ponte si vede l'antica strada che poi mettevano due legni per passare il fiume Vicima. Poi nel 1933 hanno fatto la galleria per poi costruire questo ponte qua. Opere come la galleria e il ponte sono giustificate dal fatto che si passava solamente a piedi ed era il collegamento tra la Valtellina e Tartano. Soltanto negli anni 70 è stato costruito il viadotto carrozzabile. Il rientro verso campo avviene percorrendo l'antica mulattiera che, attraversando la valle a mezza costa, attraversa campi fioriti. In prossimità del paese una piccola deviazione ci porta all'agriturismo La Bedula. Quasi sono formaggi di capra, a che fase della lavorazione siamo? Rivoltamento, questi sono stati fatti questa mattina e adesso li rivolto e li metto in cantina. Per la stagionatura, quali animali avete? Levo capre e produco formaggio. Quante capre avete? Sono una quarantina in lattazione. E curi tutto te? Siamo io e mia mamma che mi dà una mano. Le abbiamo messe in stalla, adesso loro devono mangiare la cena, erba fieno buono, erba medica che è la migliore ancora per fare il formaggio buono, ecco. Quindi tra un attimo andremo in mungitura. L'agricoltura è un lavoro faticoso, sì. Abbiamo fatto un piccolo agriturismo, proprio piccolissimo, per riuscire a valorizzare il nostro prodotto. Chi è la cuoca? La cuoca mia mamma.
Signora Giuliana, buongiorno. Buongiorno. Che bei prodotti. E sono solo una piccola quantità perché ne abbiamo altri. Però vorrei fare volentieri un piccolo assaggio, uno spuntino se avete tempo. Sì, sì, il tempo lo troviamo, anche perché dopo la camminata di oggi ci vuole. Che cosa abbiamo? Qua, bresaola della Valtellina, salamini di capra, lo yogurt, la ricotta e formaggio fresco. Il mio piatto forte sarebbe il capretto arrosto. C'è anche un bel risotto, mi hanno detto. Risotto, sì, piatti, i primi piatti, però qua è una cucina casalinga e quindi faccio quello che riesco a fare, una conduzione familiare. Gli animali sono quelli poi che contano tanto anche loro, perché se non c'è il prodotto cosa facciamo? Invece le caprette sono loro che comandano tutto il resto. Cuoca Giuliana, ma sono le mie amiche che lo fanno per prendermi in giro, ma però io c'ho tutto da guadagnare. Concludiamo il nostro giro d'anello giungendo finalmente qui a campo e percorrendo l'ultimo tratto di sentiero. Dall'agriturismo abbiamo ripreso il tratto di mulattiera, abbiamo fatto il ponte di Il Sirti ed ora finiamo il nostro giro qua a campo. E allora ringraziamo Giorgio per il bel giro che ci ha proposto oggi e ci vediamo per una prossima gita. Arrivederci tutti in Val Tartano. E prima di chiudere la nostra puntata però andiamo a vedere il ponte tibetano da un altro punto di vista. Una visuale dunque inedita di questo ponte nel cielo dal basso verso l'alto, proprio dove siamo ora. Siamo infatti sulla diga del laghetto artificiale e ci ritroviamo con Renato del consorzio Pustaresh. Quali sono le prospettive di questo ponte? Allora, il successo del ponte fa sì che noi abbiamo una fase iniziale dove dobbiamo rientrare dai costi di costruzione. Pertanto, quando avremo finito di sostenere le spese, potremo avere questi utili e reinvestirli nel territorio. Questa è la cosa forse più bella della costruzione del ponte. Potremo quindi recuperare ancora sentieri antichi, potremo migliorare i nostri maggenghi. È un po' un sogno, ma il ponte farà da volano per queste situazioni. Ci ha raggiunto anche Donato. E allora a me non resta che invitarvi a venire a scoprire questo ponte e non solo, tutte le bellezze della valle. Una valle bella in tutte le stagioni, noi ve l'abbiamo mostrata in estate, in autunno e in inverno. Noi ci vediamo allora per una delle nostre prossime gite. Arrivederci.